Villa di Serio in festa per la Madonna del Buon Consiglio. Sono tre giorni di celebrazioni, tre giorni molto importanti per la comunità di Villa di Serio. Come vedete le celebrazioni stanno iniziando in questo momento, saranno tre giorni intensi, la Santa Messa, poi la processione per una delle Madonne più venerate della nostra provincia, la Madonna del Buon Consiglio. Con Don Franco Gherardi siamo all'esterno del santuario, tre giorni importantissimi per Villa di Serio, c'è una tradizione, una lunghissima tradizione mariana e il santuario è proprio in questo senso. Che cosa succede in questi tre giorni? Ieri sera è stata una manifestazione molto bella perché c'era qui anche il Vescovo e ha avuto luogo la veglia di preghiera per le vocazioni. Abbiamo iniziato in chiesa parrocchiale. I giovani hanno fatto una bella rappresentazione sul tema delle vocazioni e poi il Vescovo ha fatto una sua riflessione, mentre al termine si è fatto la fiaccolata dal santuario qui alla chiesa parrocchiale, dalla chiesa parrocchiale qui al santuario e poi qui si è concluso ieri sera. Oggi invece abbiamo fatto la festa di San Marco, che è la festa di San Marco, e tutte le messe hanno avuto una certa importanza, in particolare questa mattina è arrivato il nuovo parroco e allora è venuto lui, ha celebrato la messa ed è stato il primo incontro che lui ha avuto con la comunità. Lui arriva da Bratto e a settembre sarà qui a guidare questa comunità. Questa sera invece è arrivato il vescovo Monsignor Dal Covolo, Enrico Dal Covolo, che è il rettore dell'Università Lateranense di Roma e sarà qui stasera e sarà qui anche domani. Ma ecco, direi che la cosa importante è che questa festa è molto sentita, molta gente partecipa, ma non solo di Villa di Serio, ma anche dalle parrocchie qui vicine. Ma perché si venera la Madonna del Buon Consiglio? Direi che qui non c'è stata nessuna apparizione. È soltanto un quadro che un cappellano qui del santuario nel 1815 ha portato qua ed è cominciata la devozione. Prima qui c'era già il santuario dedicato alla Madonna dei Campi e poi dopo è stata cambiata con la Madonna del Buon Consiglio. E io credo che la devozione al Buon Consiglio è perché abbiamo tutti bisogno di buoni consigli. Io credo che sia proprio un'esperienza che tutti noi sentiamo di essere a volte un po' avvolti nel buio, non sapere che scelte fare, non sapere che decisioni prendere, per cui credo proprio la devozione a Madonna del Buon Consiglio sia frutto di questa situazione che tutti noi viviamo, di incertezza, di dubbio, di insicurezza, e credo che la Madonna proprio si presenta a noi come quella che ci può dare dei buoni consigli. È chiaro che il consiglio fondamentale è quello di seguire Gesù, è il consiglio che ha dato ai suoi apostoli là nel Cenacolo, durante il matrimonio, le nozze di Cana, quando ha detto fate quello che Gesù vi dirà. Per cui credo che il consiglio fondamentale sia proprio quello di seguire Gesù, ma al di là di quello che ci sono anche tanti buoni consigli e suggerimenti. E direi che la cosa bella è che è una festa proprio religiosa, ci sono anche le bancherelle, ci sono le giostre, ma sono distanti. Qui proprio la gente viene e c'è questo raccoglimento, questa preghiera, questo partecipare a tutte le celebrazioni. Quest'anno è stata fatta anche la processione, non viene fatta tutti gli anni? Viene fatta soltanto quando il 26 di aprile cade in domenica e allora c'è la processione, una processione molto sentita, quasi sempre sugli alpini, che portano la Madonna e ci tengono loro a portare la Madonna. Si fa un percorso attraverso le vie del paese e noi abbiamo questa tradizione, le persone stanno in chiesa, quelle che guidano, mettiamo delle radio, perché noi abbiamo una radio parrocchiale, mettiamo delle radio lungo il percorso e quindi dalla chiesa si può seguire tutta la processione e viene seguita molto bene, molto raccolta. Molto. La Madonna viene messa sul trono? La Madonna viene messa sul trono, viene portata
abbastanza pesante, perché il trono è pesante, e l'urna e l'immagine Madonna è abbastanza grande, e c'è questa tradizione che gli alpini portano la Madonna del Buon Consiglio. Per l'occasione, per venerare la Madonna del Buon Consiglio, con noi c'è anche Monsignor Enrico Dal Covolo, che è rettore dell'Università Pontificia Lateranense di Roma, qui appositamente per questa occasione. Per quale ragione? Beh, sono molto legato qui alla zona di Bergamo per motivi familiari e anche per tanti ricordi. Qui sono già stato una volta, uno o due anni fa, e mi è rimasta nel cuore questa presenza che ho avuto, e di fronte all'invito del parroco ho aderito molto volentieri. Ci spiegava il parroco Don Franco che si venera questa Madonna, ma insomma non è mai stato certificato alcun miracolo. Si venera semplicemente per una tradizione religiosa, per vicinanza religiosa, ma non c'è un vero e proprio miracolo a cui è abbinata. E probabilmente il miracolo è proprio questo, cioè il fatto che la gente trova in questo luogo un punto di riferimento, di rifugio. La Madonna del Buon Consiglio è una bella Madonna, e il consiglio fondamentale, lo dirò domani, è quello che lei stessa dà a tutti i fedeli lungo i 2000 anni di storia: fate quello che lui, il mio figlio, vi dirà. Questo è il consiglio di Maria a noi. Consiglio insomma importante, no? Non semplice. È estremamente importante, vorrei dire una sfida di fronte al momento culturale che noi stiamo vivendo, dove siamo testimoni addirittura di uccisioni e di massacri nel nome di un malinteso senso religioso. Io recentemente sono stato in Iran proprio per fare una convenzione tra la mia università lateranense, l'Università del Papa, e l'Università degli Studi Religiosi Musulmani di Qom, proprio per favorire il dialogo, portare avanti il dialogo. Io credo che anche questo sia uno dei consigli che Maria dà ai fedeli, cioè mai interrompere la via del dialogo, stare sempre in ascolto, dialogo appunto. Don Carlo Maria Viscardi è il curato della parrocchia di Villa di Serio. Lui è abituato a stare con i giovani, naturalmente, ed è anche molto giovane, quindi è giusto così. Che significato può avere una ricorrenza di questo tipo per i più giovani? Cioè, che cosa sanno della Madonna del Buon Consiglio? Di certo sanno quelle cose, quelle poche informazioni che i genitori gli offrono, perché è soprattutto lì che conoscono la Madonna del Buon Consiglio. Però devo dire, ricordare che questa settimana abbiamo fatto due momenti di preghiera in preparazione a questo grande evento, e abbiamo avuto quasi tutti i ragazzi che frequentano l'oratorio a partecipare a momenti di preghiera. Questa sera, dopo i fuochi, i giovani saranno interessati al tempo della festa della Madonna e avranno un momento di preghiera, di riflessione tutti insieme. Senza contare che oggi pomeriggio su questo sagrato, immaginatevelo pieno di famiglie, di bambini. Abbiamo fatto la benedizione coi bambini, un momento davvero molto bello. Abbiamo ballato, cantato in onore a Maria e insieme abbiamo festeggiato questo grande momento. Penso che comunque per la comunità, ma soprattutto per i più giovani, sia l'occasione per riscoprire un momento di festa e di preghiera insieme, che non sia semplicemente il festaiolo di turno, cioè il fare festa, il mangiare. Qua non è così, è una festa perché siamo attorno appunto a una figura cara, sia a noi che ai più piccoli, che è Maria, che è la nostra mamma. E solo con i giovani si rinnova la tradizione, se no... Sì, se sparissero i giovani che frequentano e che partecipano, fra qualche anno questa festa non ci sarà proprio più. Ma invece ne abbiamo di giovani, alcuni sono qui dietro di me che stanno dando una mano, stanno gestendo quella che è la pesca di beneficenza, ma molti altri ce ne sono.
qualcuno lo vedrete presente in chiesa perché come chierichetto da una mano, qualcuno ha preparato, qualcuno ha addobbato, quindi ce ne sono di giovani e penso che andrà avanti questa festa e questo momento. È molto sentita anche a livello religioso, non solo a livello, come diceva, di festa. Soprattutto a livello religioso, perché questa è una festa soprattutto religiosa. Non abbiamo tavoli per mangiare, abbiamo soprattutto momenti di preghiera insieme. A Villa di Serio per le celebrazioni della Madonna del Buon Consiglio abbiamo incontrato anche Michael. Il suo ruolo è un po' particolare all'interno della parrocchia, dell'ambito parrocchiale. Che cosa fai? Sì, è abbastanza particolare perché ho aderito a un progetto che si chiama Progetto Giovani Insieme, che ha fatto quest'anno per il primo anno la diocesi con la regione Lombardia, che chiedevano di assumere dei ragazzi all'interno degli oratori proprio per lavorare, quindi un vero e proprio contratto di lavoro. E quindi metà della mia giornata io la spendo per il mio oratorio, per la mia comunità e per la mia parrocchia, quindi in questo mese di aprile per la mia Madonna, diciamo. Ecco, allora per la Madonna del Buon Consiglio, che cosa hai fatto? Che cosa avete organizzato? Io soprattutto lavoro con i ragazzi e con gli adolescenti, quindi con loro mi soffermo parecchio sulle cose più pratiche, quindi abbiamo preparato insieme i volantini, li abbiamo portati per il paese, abbiamo fatto un lavoro di distribuzione, li abbiamo coinvolti un po' nella pesca di beneficenza e poi abbiamo preparato una cosa più a livello spirituale, cioè ieri sera appunto c'è stata la veglia diocesana per le vocazioni e noi abbiamo contribuito con il canto, con gli strumenti e tutto, mentre il sabato sera, il 25, abbiamo fatto una veglia solamente per noi ragazzi di Villa di Serio, proprio per ringraziare Maria e per chiedere il buon consiglio su tutti i nostri momenti della quotidianità, insomma. Ma i ragazzi che buon consiglio chiedono? Non so se ne avete parlato, qual è il consiglio che chiedono di più? Sì, ne abbiamo parlato anche perché per fare questa veglia abbiamo chiesto un po' il parere a tutti e sono diversi gli ambiti che toccano del chiedere appunto consiglio a Maria, soprattutto riguardo al lavoro, riguardo alla vita scolastica, ma anche tematiche affettive come la famiglia oppure proprio anche a livello spirituale la vocazione, il matrimonio oppure chissà qualcos'altro. Di fatto quindi questo si traduce anche in un momento di riflessione. Sì, infatti abbiamo fatto un'oretta di riflessione al termine dello spettacolo pirotecnico in cui va bene il momento di festa e tutto, ma ci vogliamo anche soffermare un attimo su tematiche un po' più serie, ecco. Vediamo il santuario in tutta la sua bellezza, più bello che mai, giusto perché i festeggiamenti sono rivolti proprio a lui e a Maria. Siamo con
Casimiro Corna, che è uno studioso della storia di Villa di Serio e naturalmente anche della storia di questo santuario. Quando nasce? Questo santuario, quello che vediamo appunto alle nostre spalle adesso, nasce all'inizio del 1900, è stato costruito tra il 1900 e il 1903. Nasce perché la chiesetta che c'era prima, che c'è tuttora, una chiesetta del 400, era divenuta insufficiente a contenere tutta la devozione, tutta la gente che arrivava da ogni dove, ecco, da tutta la Val Seriana e anche oltre. Dopo che venne portata a Villa di Serio la devozione alla Madonna del Buon Consiglio, che arriva a Villa di Serio per l'interessamento di un prete, un buon prete, un santo prete che arrivava da Seriate, che ha portato un quadrettino con la Madonna del Buon Consiglio, con una molto semplice, un'opera di non grandissimo pregio, ma bellissima, molto, diciamo, che entra direttamente nel cuore della gente. E ha avuto un grande successo per tutto l'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento è stato necessario costruire questo santuario perché la gente non ci stava più. Questo è, diciamo, in sintesi, ecco, una storia che poi naturalmente... Ma chi l'ha costruito questo santuario? Che tipo di architettura ha? L'architettura è un gotico, è un gotichetto, un gotico che è abbastanza sfruttato anche nelle nostre zone. È uno stile gotico, semplice, anche povero, se si vuole. Però all'interno è molto, direi che invita alla preghiera, al silenzio, è molto contenuto, piace molto ai bambini perché c'è questo cielo di stelle, no? Molto bello, quindi ecco, nulla di straordinario dal punto di vista, così, diciamo, dell'arte, ecco, però è carino, ci sono alcune opere d'arte, anche c'è un salmeggia, ci sono alcune buone tele e poi c'è quell'altra chiesa che sfocia in questa, no? Quella chiesa più antica, che invece presenta ancora dei buoni affreschi del 400. Conservata. Restaurate, sì, sì, conservati, per cui direi che c'è tutta, anzi potremmo dire addirittura che sono tre chiese. Ce n'è una piccolina che è del 1200, perlomeno nel 1200 era già presente, i documenti dicono che c'era già. Questa piccolina, da questa piccolina nasce quella un po' più grande del 400, tra il 300 e il 400, e da quella del 400 nasce questa del 900. Quindi è un qualche cosa che si... una chiesa che nasce dall'altra, così un po' come fossero delle maternità, una cosa molto bella. Nel tempo sono tante le iniziative che si sono attivate, che poi proseguono appunto e si concretizzano nel momento in cui si celebra la Madonna del Buon Consiglio. Con Rosaria Zappella andiamo a scoprire alcune di queste iniziative. Allora, le iniziative del nostro santuario sono il secondo giovedì di ogni mese, dopo la messa del pomeriggio, si inizia l'esposizione del Santissimo per 24 ore. Fino al giorno dopo. Questa iniziativa è nata 3 anni fa, l'11 ottobre del 2012, praticamente 50 anni dopo il Concilio Vaticano II, per l'anno della fede. La risposta di tutta la nostra comunità è stata positiva e tra l'altro è riuscita ad abbracciare i paesi limitrofi. Vengono persone da Fiobbio, da Trescore, da Seriate, da Ranica, così, e c'è questa collaborazione ed è sentita, insomma, quindi è molto bello la durazione qua al santuario. E poi c'è un'altra iniziativa bella che va avanti da 25 anni, un gruppo mariano che ogni primo sabato del mese e il terzo sabato alla sera alle 8:30 si trova con una preghiera, il rosario, la messa. Così, e mentre ogni mercoledì c'è il gruppo del rinnovamento che si trova dopo la messa sempre del pomeriggio e fanno un piccolo momento di preghiera, un gruppo più piccolo, però insomma la gente sente... È una comunità molto attiva e sente molto questa celebrazione. C'è questa partecipazione alla preghiera che anche per la devozione mariana, che il paese di Villa, tutta la gente di Villa è devota a Maria. Ha una Maria particolare, quella del Buon Consiglio. Ma sì, Madre del Buon Consiglio, sì, in modo particolare. Qual è il consiglio che chiedete a Maria quest'anno? Il consiglio è quello di cambiare un po' il nostro cuore, di farci vedere un po' con gli occhi di Maria, proprio per,
per tutte le situazioni a livello mondiale, a livello nazionale, che alla fine partono sempre un po' da noi. Come avete visto, sono tantissimi devoti fedeli che pregano per la Madonna del Buon Consiglio qua a Villa di Serio. È una tradizione che si rinnova ogni anno e ogni anno la fede sembra essere più forte. Forse questo è il consiglio che quest'anno la Madonna ha voluto lasciare ai suoi fedeli. Termina questo speciale da Villa di Serio, è tutto, alla prossima.